Nella settimana in cui le penalizzazioni delle altre le hanno fatto abbandonare l'ultima scomoda piazza in graduatoria, il Giulianova pensa bene di farsi da sé un regalo grosso così, perché il tiro cross di Morga, minuto 91, completa la rimonta ai danni del Poggi Bonzi e, complice la sconfitta della Villa Cidrese a Chieti, porta i giallorossi a più 5 sui sardi, fanalino di coda. La prima di Di Meo sulla panchina adriatica parte bene, manca solo la stoccata finale. Pirelli debole centrale, Snyder con un controllo improbabile di testa a tu per tu con Nocchi. Bontà sempre di testa al minuto 12 non inquadra la porta e, come spesso capita quest'anno, appena il Giulianova cala un po' viene puntualmente punito. Bischeri infatti fa le prove generali del gol al 23esimo, gol che arriva alla mezz'ora con la punizione telecomandata di Dallara su cui il pur bravo Merletti non può proprio arrivare. Nell'intervallo Di Meo lascia negli spogliatoi Snyder e De Simone, dentro D'Angelo e Morga, giallorossi a trazione anteriore e vicini al pari quando Pirelli si gira col sinistro sfiorando solo il palo della porta toscana. La svolta arriva al 59esimo, Nobile ingenuo rimedia il secondo giallo della sua partita, Poggi Bonzi in 10, è raggiunto qualche istante dopo, perché Mugnaini frana in area di rigore su Morga, consentendo a Margarita di presentarsi dal dischetto e battere Nocchi per il suo sesto centro in stagione. Trovata la parità, Di Meo getta nella mischia anche Torbidone, che si ritrova sui piedi il pallone del vantaggio, ma lo sciupa perché non serve a dovere Pirelli, tutto solo in ripartenza. Ancora contropiede al 73esimo, stavolta a cercare il graffio ancora Margarita col diagonale che Nocchi controlla. Il terzo tentativo di sorpasso ce l'ha sui piedi Morga, in scivolata e servito da D'Angelo, tiro contrato e parato. Giulianova che rischia la beffa a 10 dal termine, sulla testata di D'Arrio servito da Campolattano, Merletti compie un miracolo perché spedisce il pallone prima sul palo e poi lo controlla. E come detto, a tempo scaduto Morga da sinistra cerca l'assist per un compagno di squadra che non trova, il pallone però passa in mezzo a una selva di gambe e trova l'angolo che regala il 2-1 al Giulianova, tre punti vitali per continuare la rincorsa alla salvezza e per iniziare nel migliore dei modi l'era Di Meo.